Salve, sono Bruno Servadei, generale pilota dell'aeronautica militare in pensione da ormai quasi 15 anni. La passione per il volo non mi è passata e continuo a volare con un ultraleggero che potete vedere alle mie spalle. Ma non è di questo che vi voglio parlare, ma dei tempi in cui volavo con macchine molto più complicate e prestanti, gli F-84F e gli F-104. Mi riferisco al periodo di metà degli anni 60 e la prima metà degli anni 70. Vi ricorderete che all'inizio degli anni 60 vi fu la crisi di Cuba che rischiò di portarci alla terza guerra mondiale e oltretutto a una guerra atomica. E fu in quella circostanza che il contrasto fra Unione Sovietica e NATO raggiunse il massimo e proprio la NATO decise in quel particolare periodo di assegnare il ruolo di bombardieri atomici a moltissimi reparti della NATO, fra cui due gruppi italiani. Io in quel periodo ho finito le scuole di volo sui velivoli che vedete dietro di me, T6 e T33, e venne assegnato alla 6ª Aerobrigata, in particolare al 156° gruppo, che fu il primo gruppo italiano ad assumere il ruolo di attacco nucleare, quindi un momento particolarmente delicato. E per un paio d'anni ho svolto questo allarme prima che il mio gruppo venisse trasferito a Gioia del Colle, dove assunse un ruolo con armamento convenzionale e fu poi abilitato a volare con gli F-104S che cominciarono ad arrivare nel 1970. È passato molto tempo da allora, ma nessuno ha parlato di quel periodo. Io ho atteso che qualcuno si decidesse a farlo e poi, visto che nessuno lo faceva, ho deciso di mettere le mie memorie, di raccontare quel periodo e come si viveva nei reparti e qual era la vita di un pilota caccia bombardiere in un libro. Il libro è quello che vi mostro, Vita da caccia bombardiere, è un libro di 400 e rotte pagine nel quale racconto le mie esperienze di quel periodo. È praticamente una specie di diario in cui però si parla non solo della vita operativa ma anche di quella di tutti i giorni, degli sgarbi che si facevano fra colleghi, degli scherzi, delle pesciate che si prendevano dai capi e di quelle che si davano man mano che la carriera portava anche me a diventare un capo. Mi auguro che questo libro possa piacere, ho atteso un po' prima di decidermi a promuoverlo, ho atteso che qualche rivista specializzata nel settore aeronautico facesse una recensione. Una volta che ho ricevuto qualche recensione positiva, ho ritenuto che il libro potesse essere di interesse di altri a cui piace la vita aeronautica e l'attività di volo fatta su velivoli di un certo livello. E quindi il libro è ora nelle librerie e se volete acquistarlo vi ricordo che potrete poi chiedermi un DVD nel quale ci sono circa 80 minuti di riprese fatte da me in volo dal 1959 al 1974 più alcune riprese fatte nel periodo in cui facevo parte della Nazionale di Bob. Tutto questo però non è incluso nel libro e quindi dovrete richiedermelo una volta che sarete arrivati all'ultima pagina del libro. Vi ringrazio per l'attenzione e spero proprio che il mio libro vi possa piacere.